Gianni Colagione, 22 marzo 2014, siamo a Latina, all'Istituto Grassi, per la proiezione di un corto su Peppino in passato, diciamo per la memoria, sulla memoria dei Peppino in passato, un corto che si chiama Munizza. Qui ospite con noi per Liberi TV, e lo ringraziamo, Andrea Satta, di un gruppo che si chiama Ted Bois, che è tra i coautori di questo corto, che è molto simpatico, per un corto di animazioni, con dei testi, con dei suoni, insomma tutta una serie di suggestioni che passano nella proiezione. Ecco Andrea, volevo chiederti un pochino come è venuta l'ispirazione per questo corto, cioè celebrare la memoria di Peppino in passato con un corto, e un po' anche il messaggio un po' che si vuole trasmettere. Peppino in passato è stato ucciso dalla mafia nel 78 e quindi certamente tanto tempo fa. Forse molti di voi che mi guardate adesso mentre parlo, forse non può darsi che non sappiate neanche chi sia stato Peppino Impastato. Era un giornalista di una radio siciliana che da Cini si trasmetteva con grande coraggio contro il potere concreto del suo paese, contro il potere che stava a 100 passi da casa sua, dall'altra parte della strada, e per questo ci ha rimesso la vita. Ha fatto così tanto le cose in cui credeva che ci ha rimesso la vita. E noi nel 30° anniversario della morte di Peppino, quindi nel 2008, siamo stati invitati da Giovanni Impastato, il fratello, a fare un concerto a Cinisi, che è la città appunto degli Impastato, e anche la città di Badalamenti, alla periferia, poco fuori Palermo, vicino al mare. E in questo concerto pieno di ragazzi ci siamo resi conto che quelli che mancavano erano proprio gli abitanti di Cinisi, che erano assenti, assorti, distanti, forse nascosti dietro le persiane chiuse. Giovanni fece un discorso rabbioso dal palco: uscite, aprite, lo so che siete là dietro, urlava Giovanni. Il giorno dopo, uscendo dall'albergo, ce ne andiamo verso la piazza, verso il Duomo, passiamo fra un ristorante e l'altro e veniamo apostrofati da due camerieri, non apostrofati, loro parlavano fra loro, ma dicevano: una munnizza si raccoglie tutti i giorni o una volta, si paga tutti i giorni o una volta l'anno. Andammo inquieti da Giovanni a chiedergli: ma che frase, che è sta cosa, che è sta frase? E disse che voi siete la munnizza che viene tutti gli anni qui a parlare di Peppino, sto 9 maggio, poi il 10 no, il 10 dovete andarvene. Ognuno reagisce come vuole, ognuno metabolizza come crede, ognuno assorbe e traduce. Io ho scritto le mie righe, le ho date a Licio, Licio le ha disegnate, Marta le ha colorate, le ha ridisegnate, poi io le ho riviste, le ho maturate insieme. Ne abbiamo fatto un corto di 17 minuti, il cui obiettivo è finire nelle scuole italiane a raccontare questa pagina di coraggio, della quale non bisogna avere paura, perché spesso il coraggio è associato alla retorica oppure ad altri elementi che tengono distanti gli animi. No, questo è un ragazzo molto giovane che ha avuto tanto coraggio, e noi che ne abbiamo conosciuto la storia abbiamo provato a raccontarla a modo nostro. Perfetto, io peraltro ritengo che questo sia diciamo molto opportuno con questo corto, fare questo, perché si sottolinea il valore di una memoria della tradizione dei fatti, quindi della trasmissione nel tempo. Nel caso di Peppino Impastato, che è un caso in cui oltre alla vita che è stata stroncata, si è cercato di stroncare anche la memoria. Anche il suo trascorso, si è cercato appunto di camuffare la sua purezza con altre, mettendo su un po' una messa in scena nel momento in quando è stato ucciso, quando è stato trovato, facendolo passare quasi per uno che voleva fare un atto di terrorismo. Quindi insomma è anche una specie di piccola ipoteca nel futuro che si è cercato di mettere questa tradizione della memoria. E senti Andrea, io penso che sia importante anche citare il fatto che questo è un esempio concreto di arte, in qualche modo, che è al servizio della memoria, e quindi civile, e di resistenza anche. Il nostro contributo a questa pagina di coraggio, a questi giorni intensi che Peppino ha vissuto nei suoi anni, noi che veniamo molto tempo dopo, ne conosciamo
l'animo attraverso i suoi amici che abbiamo conosciuto personalmente, attraverso il fratello, attraverso quello che lui ha lasciato come seme, come futuro, che ci affascina. Soltanto tramandando questo con freschezza si può pensare che non debba morire un altro peppino impastato per lasciarci la libertà di decidere, di fare il lavoro che ci piace, di non chiedere il favore a qualcuno per lavorare, di trovarci la strada della vita senza dover dire grazie se non a noi stessi, che è poi l'orgoglio più profondo, no? Che uno può conservare dentro di sé. Andrea, in chiusura possiamo dire che nella musica di Ted Dubois ci sta un po' di peppino impastato? Beh sì, ci sta, anche perché abbiamo scritto un pezzo che si chiama Sabbia, su stimolo di Attilio Bolsoni, che parla, giornalista di Repubblica che oggi hai ascoltato, che è uno dei giornalisti più importanti, più è stato sulla frontiera, impegnato con Libera, come lo siamo anche noi. È un pezzo che si chiama Sabbia, che riguarda proprio questa parte che manca, no? questa cosa che non si è mai trovata per completare il mosaico dei dubbi nelle inchieste di tutta l'Italia del dopoguerra. Grazie ad Andrea Satta.